carriera molto fortunata, perché la fortuna conta molto. Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto e ho ultimato il mio impegno in divisa da capo del Stato Maggiore della Difesa, dove carica che ho rivestito per quasi 3 anni, con alterne vicende politiche, perché io sono stato nominato dal ministro Parisi, che purtroppo dopo qualche mese è stato sostituito dal ministro La Russa, e diciamo che è stato un rapporto molto dialettico, usiamo questo termine, con La Russa. Non posso dire di aver passato l'inferno, ma un bel purgatorio, sì. Agli atti. Veniamo a quello di cui dobbiamo parlare oggi. Allora, io mi sto rendendo disponibile per parlare spesso in televisione o sui giornali o tramite Zoom e Skype su questo tema, anche perché ho visto troppo spesso concetti sballati, idee sballate, in primo luogo dal punto di vista storico, e poi dal punto di vista poi tecnico-militare. Questo è un altro discorso, ma io vorrei cominciare dal punto di vista storico, perché vedete, troppo spesso si sentono delle frasi che sono fuorvianti. Comincio dalla più semplice. Eh sì, però l'Alleanza Atlantica effettivamente si è allargata un po' troppo, è avanzata fino ai confini della Russia e quindi ha qualche buon motivo Putin per essere preoccupato. Allora, qui però ci dimentichiamo che l'Alleanza Atlantica è un'alleanza formata da liberi paesi che hanno deciso nel 1949 di mettersi insieme per sostenersi a vicenda in caso di un'aggressione. Quando ci fu il crollo dell'Unione Sovietica, tutti i paesi che ne facevano parte del Patto di Varsavia e alcuni paesi che sono nati dalle ceneri dell'Unione Sovietica hanno insistentemente e democraticamente espresso il desiderio di essere associati all'alleanza. Quindi non è l'alleanza che si è espansa a est, è l'est che è venuto nell'alleanza. Credo che la cosa sia estremamente importante, perché secondo me dà motivo di quello che io credo sia la ragione più profonda delle azioni di Putin. C'è stato un allargamento della zona democratica dell'Europa, con tutti i difetti, per carità. La democrazia dell'Ungheria è discutibile, la democrazia della Polonia è discutibile, la stessa nostra democrazia, se vogliamo, è discutibile. Sapete tutti che Churchill diceva che la democrazia è un pessimo sistema di governo, peccato che non ce ne sia uno migliore. Quindi il problema di Putin è che lui ha visto questo allargarsi dell'area democratica e oggettivamente ha avuto paura. Ed è una paura che ha radici profonde, perché Putin ha una storia che ormai la sapete tutti quanti, proviene dai servizi e così via. Putin è diventato capo del governo, capo della Russia nel 1999. Sapete qual è la prima cosa che ha fatto? Sì? La guerra in Cecenia. La guerra in Cecenia, in cui la caratteristica più impressionante è stata la questione di Grozny, la capitale della Cecenia, che non si è arresa. I ceceni non si sono arresi e hanno cominciato a combattere casa per casa, che è il tipo di combattimento che è l'incubo di qualsiasi militare. Cioè, combattere casa per casa vuol dire mandare delle squadre appiedate, perché non puoi entrare nei vicoli con i carri armati, i quali si possono aspettare un'incursione, un agguato a ogni angolo, a ogni portone. È il tipo di guerra più sanguinoso, perché attacca, ed è il tipo di guerra più sanguinoso per le popolazioni civili, che sono oggettivamente schiacciati fra chi combatte. Grozny è stata rasa al suolo. Hanno vinto, i russi hanno vinto, sì, ci hanno messo qualche mese, hanno vinto, qualche centinaio di migliaia di morti, che sarà mai.
Questo è il primo atto di Putin, questo per dire il suo atteggiamento nei confronti dei rapporti internazionali. Se c'è da usare la forza, lui la usa. Non ha il minimo scrupolo nel farlo, l'ha fatto più volte. Un'altra narrativa non corretta che io vorrei contrarre invece è quella del fatto che noi abbiamo maltrattato la Russia. Non c'è dubbio che ci sono state situazioni in cui la Russia è stata, non dico umiliata, però non è stata trattata con i guanti dopo la sconfitta dell'Unione Sovietica, la risoluzione dell'Unione Sovietica. Credo che sia abbastanza naturale. Ma non è vero, non è assolutamente vero che la NATO ha schiacciato la Russia, anzi, all'inizio l'idea era quella di progressivamente integrarla nella comunità occidentale. E la cosa andava bene anche a loro. Ricordiamoci che le prime tre adesioni di paesi del Patto di Varsavia all'Alleanza Atlantica sono del 99. Nel 2002, erano Polonia, Ungheria e Repubblica Cecoslovacchia, allora poi dopo sono scesi. Nel 2002 i rapporti stavano progredendo così bene tra Russia e noi, quindi dopo l'ingresso di paesi che avevano confini con la Russia, o comunque con paesi affini, la Polonia, con la Bielorussia, dopo 2 o 3 anni abbiamo avuto pratica di mare, che è stato il momento migliore, se vogliamo, dei rapporti fra Occidente e Oriente. E le adesioni successive di altri paesi membri sono venute nel 2004, ma anche qui non c'è stata nessuna rottura, nessun segno di mancato gradimento. Questo per dire che l'atteggiamento nei confronti della Russia non è mai stato o è stato raramente di tipo ostile, anzi ostile mai, semmai di mancata considerazione. Questo sì, questo c'è stato, ma per motivazioni interne alla Russia. Io ricordo un colloquio che ebbi con un alto funzionario del Ministero degli Esteri, del segretario di Stato americano, di Stato, americano, nel 2013, il quale venne all'Istituto di Affari Internazionali, dove io all'epoca rivestivo la carica di vicepresidente, e a parlarci di quella che era la visione strategica degli Stati Uniti. Fece un discorso molto concreto, molto pieno di dati, di cose. Una cosa mi dispiacque molto perché nel suo discorso lui non nominò mai l'Unione Europea. La visione all'epoca era di un continente assolutamente non aggregato, e questa era la visione di Washington. Ma quando si parlò della Russia, disse che la Russia nell'ottica americana era la priorità numero 6. Come 6? La Russia, potenza nucleare. No, 6 perché la Russia ha tutta una serie di problemi. Primo demografico, il secondo legato sempre alla popolazione, era l'unico paese, adesso noi l'abbiamo visto adesso con il Covid, ma all'epoca era l'unico paese moderno con una diminuzione dell'aspettativa di vita della gente, per motivi legati a AIDS, per motivi legati all'alcolismo, alla cattiva alimentazione. È un paese che ha un complesso industriale arcaico, incapace di innovazione. Ci sono soltanto alcune punte di diamante, l'industria aeronautica, ad esempio, è un'industria che sicuramente ha delle punte di eccellenza. Ma per il resto l'industria russa è incapace di innovazione, i prodotti russi sono prodotti scadenti, quindi un paese in declino che ha questa potenza militare, però non è la priorità. Le priorità sono altre. Questo può essere stato percepito da Mosca, chiaramente le sapeva queste cose, come una sorta di offesa e quindi
ha creato quell'ambiente di voglia di riscossa, voglia di rivincita. Un errore è stato commesso, perché quando si cominciava a percepire questo fastidio da parte di Mosca, l'Occidente è andato avanti per la sua strada. E nell'aprile del 2008 si è tenuto a Bucarest il vertice della NATO, uno dei vertici periodici. Io c'ero, all'epoca ero stato appena nominato capo della difesa. E in questo vertice gli americani e gli inglesi proposero di formulare l'invito invito formale a Georgia e Ucraina. La cosa non sembrava un'ottima idea. E ci fu una levata di scudi da parte di Francia, Germania e Italia che si opposero a questo invito formale, e il comunicato finale di quell'incontro diceva in modo generico che le porte aperte della NATO, le porte della NATO sarebbero sempre aperte per nuovi membri e in un futuro da definire, anche l'Ucraina e la Georgia avrebbero potuto farne parte. Quindi diciamo che è stato molto attenuato rispetto all'avvio, però il messaggio per Mosca era anche loro arriveranno. Veniamo da adesso. Adesso Putin, nello novembre dell'anno scorso, non parliamo un attimo, dopo parleremo della parentesi del 14, ma nel novembre dell'anno scorso prende un'iniziativa. Manda due bozze di trattato. Agli Stati Uniti una e alla NATO l'altra, con cui chiede certe cose. Chiede che ci sia un impegno formale sottoscritto che la NATO non avrà mai, aprirà mai le porte all'Ucraina, che venga riconosciuta la sua sovranità sulla Crimea, che ci sia un arretramento degli schieramenti militari al 97. Una piccola premessa su questo. La NATO, nella sua espansione, è stata bene attenta a evitare di urtare i nervi ai russi, tant'è che non c'è stato nessuno schieramento di mezzi strategici nei nuovi membri. Diciamo che lo schieramento del grosso delle forze è rimasto quello che era nell'89. E invece la richiesta di Putin era quello di arretrare anche quelle cose simboliche che erano state installate nei nuovi membri. L'unica cosa forse non simbolica è la decisione di installare un sistema antimissile. Decisione che venne presa quando si stava concretizzando una minaccia proveniente non dalla Russia, ma dal Medio Oriente, dall'Iran in particolare, che è tuttora sta sviluppando un programma molto intenso per la produzione di missili balistici. Questa cosa per quanto a Putin non è piaciuta perché secondo lui i lanciatori di questi missili superficie-aria, perché sono missili antimissile, si sarebbero potuti usare anche per missili superficie-superficie armati di testata nucleare. Una sua deduzione, una sua ipotesi, in base alla quale lui si è opposto fermamente a questo schieramento di sistemi antimissile. Ma per il resto, ripeto, non è che sia stato nulla di particolarmente minaccioso. Chiedere di tornare al 97, tra l'altro, sarebbe stato controproducente anche per lui, perché nel frattempo c'erano stati una serie di eventi. In particolare nel 2008, nell'agosto del 2008, il presidente d'allora della Georgia, che non aveva ben chiare come erano gli equilibri, decise di avviare un'offensiva militare contro la Russia. La motivazione era che c'erano due province della Georgia i cui abitanti manifestavano tendenze separatiste,
esattamente quello che sta succedendo nel Donbass. Province che la Georgia voleva rimettere sotto la sua piena sovranità. Queste province separatiste erano supportate da unità militari russe, per cui la Georgia dichiarò guerra alla Russia. Ora, un topolino contro un elefante. L'elefante si spaventa col topolino. In questo caso l'elefante non si è spaventato e diciamo diede una batosta notevole alla Georgia. In pochi giorni la guerra finì con l'umiliazione dei georgiani e il mantenimento delle truppe russe in queste due province. Per cui se si torna indietro al 97, lui dovrebbe ritirarsi da queste province. Quindi c'è anche questo aspetto che lascia un po' perplessi sulle sue richieste. In ogni caso, lui queste richieste le ha avanzate ed erano richieste, quelle che vi ho descritto, oggettivamente irricevibili, ma non solo per motivi politici. Per motivi politici è ovvio, ma per motivi formali, pratici. Un trattato sottoscritto da stati, nei nostri sistemi democratici, e Putin lo sa benissimo, deve essere sottoposto a ratifica da parte dei parlamenti nazionali. Un trattato di questo tipo non aveva nessuna possibilità di passare al Senato americano. Quindi lui ha chiesto qualche cosa che era impossibile. Perché uno chiede qualcosa di impossibile? Allora, io all'epoca mi ero fatto due idee. Io non assolutamente mai avrei pensato che sarebbe successo quello che è successo. Però la mia deduzione era: se io chiedo qualche cosa che so di non poter ottenere, può darsi che lo faccia perché comunque voglio riaprire un negoziato. Io ti chiedo qualcosa di impossibile, ci sediamo e vediamo cosa riesco a ottenere. L'altra ipotesi è: io chiedo qualcosa di impossibile, non me lo danno, io sono alibi per attaccare. Purtroppo si è verificata questa seconda ipotesi. Ipotesi poi, al di là del fatto che è avvenuto, che nel frattempo diventava sempre più concreta con gli schieramenti militari che lui stava mettendo in piedi ai confini dell'Ucraina e poi successivamente anche nella Bielorussia. Scusate. Una delle motivazioni che Putin ha adotto era: non voglio avere confini con la NATO. Se l'Ucraina diventa membro dell'Alleanza Atlantica, io ho i vostri soldati a diretto contatto col mio confine. Questa è una motivazione palesemente falsa, perché già fin d'ora la Russia ha confini con la NATO. Ce l'aveva già nel 49 l'Unione Sovietica, perché nel 49, quando venne fondata l'Alleanza Atlantica, la Norvegia, che fa parte dei membri fondatori, nella parte settentrionale della Scandinavia, se andate un'occhiata alle cartine, c'è un tratto di 150 chilometri di confine comune tra Unione Sovietica allora e Norvegia. Tra l'altro io, quando ero in servizio, durante una visita ufficiale in Norvegia, venni portato a vedere questo confine, feci una bella passeggiata su un gommone lungo il fiume che segna il confine tra i due paesi. Quindi lui c'ha già un confine lì. Poi c'è il confine della Estonia, che confina col territorio russo, c'è il confine della Lettonia, che anche questo confina con la Russia, in più c'è l'enclave di Kaliningrad. Come ho già detto altre volte, a me fa male sentire usare questo nome per questa città. Questa è la città dove nacque Kant, quindi nulla di più lontano dalla mentalità russa e nulla di più vicino alla mentalità europea. Però la storia ha voluto così, e Kaliningrad è un'enclave piuttosto ampia che confina con la Polonia e con la Lituania. Tra l'altro non confina neanche direttamente con la madre patria russa. Quando nel 91-92 ci fu il crollo dell'Unione Sovietica e questa carta geografica si delineò,
Io ho avuto dei brividi nella schiena perché ho detto abbiamo ricreato Danzica. E a Danzica nel 39, nel primo, il primo settembre del 39, non è successo una gran bella cosa. Comunque, sta di fatto che questa è la situazione. Quindi tu già hai i confini con la NATO, cosa vai cercando? Non voglio i missili della NATO schierati ai miei confini. Missili non sono mai stati schierati né in Lettonia, né in Lituania, né in Polonia, né tantomeno in Estonia. Invece al contrario, a Kaliningrad sono state posizionate tutta una serie di batterie di missili che si chiamano Iskander e sono missili che possono essere tranquillamente armati con testate nucleari. Quindi. Generale, mi scusi, si è collegato il professor Aleggi, è con noi, quindi io Diamogli la lo parola. saluterei un attimo. Allora, professore Aleggi, se accende la videocamera. No, ancora non posso perché sono ancora in rientro, ma l'accenderò tra qualche minuto, però ho l'audio per ora. Io ho sentito, mi scuso per il ritardo, ma non sono riuscito a terminare un'assemblea per tempo, quindi mi scuso. Ho sentito la coda di intervento del generale Camporini che è assolutamente condivisibile e vorrei addirittura rilanciare, diciamo, questo smontaggio della tesi russa con una provocazione. Se l'Ucraina fosse già stata parte della NATO, non sarebbe stata attaccata. La tentazione di ricreare la grande Russia o l'Unione Sovietica o comunque uno spazio russo grande è resa possibile dal fatto che l'Ucraina è uno stato indifeso. È uno stato che aveva un apparato militare molto più piccolo del suo vicino e non faceva parte di alcuna alleanza. E quindi sembrava, no, quello che in inglese si dice il frutto basso, il frutto che ha portata di mano da cogliere, per mandare anche un messaggio agli altri. Quindi paradossalmente è vero il contrario di quello che dice Putin, quindi l'Ucraina è in pericolo perché non parte della NATO, non minaccia nessuno. In più sappiamo che Putin aveva fatto, come dire, dei sondaggi in precedenza delle altre azioni militari, grandi o piccole, perché quella grande che ci ricordiamo è la Crimea, ma quella piccola è per esempio l'abbattimento del volo della Malaysian Airlines sull'Ucraina, guarda caso, da parte di forze separatiste filorusse. Anche lì non c'è stata una grande reazione e quindi la lezione che ne ha tratto Putin è che poteva permettersi di allargarsi, poteva permettersi una manovra più ampia. Sul perché si potrebbe discutere. La spiegazione forse più nobile è quella di ricreare la grande Russia. Ma direi che se ne può ipotizzare anche una molto più banale, ovvero la necessità di un successo da spendere sul mercato interno, dove Putin è in difficoltà. È in difficoltà perché la situazione economica è meno brillante, perché da questo lungo regno ottenuto con alleanze spregiudicate con gli oligarchi e altre situazioni, come dire, un po' va logorandolo. E quindi il classico meccanismo degli autocrati è quello di trasferire all'esterno le tensioni interne. Da qui l'accelerazione sull'Ucraina. Tutto il resto, per quanto non privo di una parte di verità, perché è vero che gli si era garantito in una forma o nell'altra di non far entrare l'Ucraina nella NATO, ma questo non autorizza di per sé un attacco. Cioè, anche le cose delle quali non si è soddisfatti, le cose che non vanno nel verso che avremmo desiderato, eccetera, possono essere vere, ma al tempo stesso non adeguate a una reazione di quel tipo. Quindi, però, Professora Leggi, mi scusi, io riderei la parola generale e poi appena lei si potrà collegare via video, ritorna anche la parola a lei. tre minuti sono al video. Va bene, grazie. Allora, in 3 minuti io vi dirò un altro paio di cose dal punto di vista storico, che sono fondamentali e che spesso sono dimenticate. L'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica,
in Ucraina erano dislocate forze nucleari, missili testate. 1900. Io sapevo di 1300, ma poca differenza fa. Numeri enormi comunque, ecco. Anno 1994, l'Unione Sovietica si è dissolta, l'Ucraina decide di rinunciare alle sue testate. Si riuniscono a Budapest con Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti e viene siglato un accordo formale, firmato anche dalla Russia, anzi, con cui la Russia si sarebbe fatta carico di riprendere queste testate, di smantellarle. L'Ucraina avrebbe accettato di cedere questo armamento e quindi di rinunciare al deterrente nucleare, avrebbe sottoscritto il trattato di non proliferazione e in cambio i paesi firmatari garantivano l'integrità territoriale dell'Ucraina, come era, giuravano sulla mamma che mai avrebbero usato la minaccia dell'uso della forza per condizionare la politica dell'Ucraina. Quindi quando Putin dice non avete rispettato le promesse che mi avete fatto, tu non hai rispettato i trattati che hai sottoscritto. Arriviamo al 14, con questa situazione di crisi politica a Kiev, crisi politica che si risolve con l'installazione di un nuovo governo, la reazione russa è stata quella di aggredire l'Ucraina e di impossessarsi della Crimea. Crimea che storicamente faceva parte della Russia, della grande madre Russia, che ospitava però, il motivo più vero, ospita Sebastopoli. Sebastopoli che è una grandissima base navale, che è l'unica base navale possibile di quelle dimensioni, con quelle capacità sul Mar Nero, che è l'accesso ai mari caldi della Russia, che è il sogno di Mosca da quando Mosca è diventata città. Quindi parliamo di un sogno ultracentenario, almeno 500-600 anni di politica volta a trovare questo quello sbocco sul mare. È chiaro che secondo me questo è tutto il motivo per cui Mosca ha deciso di invadere la Crimea, nonostante ci fosse un accordo tra Mosca e Kiev, un accordo con cui Kiev affittava questa base fino al 2000 e 47, credo. Quindi l'impiego della base non era in discussione. Però è chiaro che era una concessione di un paese sovrano ad un altro paese sulla base di un contratto. E siamo arrivati a questo punto e la volontà di far riconoscere la Crimea come legittimo territorio russo è una delle motivazioni fondamentali che ha indotto Putin a lanciare questa iniziativa. Iniziativa che lui era evidentemente convinto di portare a termine in 48 ore. Lo ha dichiarato lui, quando si è incontrato con Xi Jinping, ha detto in 48 ore la questione è risolta. In realtà non immaginava la reazione dell'Ucraina, pensava che il presidente ucraino fosse un pagliaccio, un comico, quindi questo appena gli faccio bu, scappa con la coda fra le gambe. Ha trovato un uomo che ha rivelato una capacità di leadership, una forza morale, veramente un gigante. Nessuno se l'aspettava, nessuno gli dava una lira a quest'uomo. E il popolo ucraino si è levato unanime contro. E quell'operazione che doveva durare 48 ore e per il quale le riserve accumulate dal punto di vista logistico di carburante, cibo, munizioni erano calibrate su questa durata e sono finite. Adesso ci sono i grossi problemi di riapprovvigionamento delle truppe che sono impegnate nei combattimenti che lui non si aspettava di dover affrontare con un paese determinato a difendersi con il rischio di dover ripetere
le stesse tattiche usate a Grozny per riuscire ad avere ragione della resistenza ucraina. Se lo scopo di Putin, uno degli scopi era quello di far disgregare la solidarietà europea, la solidarietà della NATO, ha ottenuto esattamente il contrario. Non solo, ma due paesi di grandissime tradizioni neutrali, in particolare la Finlandia, che è dal neutrale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, paese neutrale, membro dell'Unione Europea, con degli ottimi rapporti dal punto di vista tecnico-militare con noi. Io stesso, il loro capo quello che era capo quando ero capo io, è un caro amico. Ieri è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare, quindi viene dagli elettori, non è un'elucubrazione dei politici, per chiedere l'annessione alla NATO. Quindi lui, non volendo il confine sud, al suo confine sud la NATO, se lo trova al confine nord. Non è un gran risultato. Io mi fermo qui, lascio la parola a Greg e poi, se volete, possiamo anche discutere, approfondire qualche cosa, secondo quello che desiderate. Grazie. Grazie, comandante. Mi riallaccio a una cosa che hai detto e che secondo me sarà nei libri di storia uno dei punti dibattuti, ovvero l'intelligence a disposizione di Putin. Cosa l'ha indotto a questo errore di calcolo, a questa sovrastima, diciamo, della fragilità ucraina? Quello è un problema nel quale i militari cadono spesso. Mentre sono molto bravi a misurare la capacità distruttiva, l'impatto degli ordigni, la parte, diciamo, meccanica della guerra, l'hardware, il software, lo spirito delle persone, è molto più difficile da misurare. Giulio Douay, il teorico della guerra aerea, teorizzava appunto che con poche bombe il morale nazionale sarebbe crollato, ci sarebbe stata una sollevazione popolare contro i governanti che avrebbero costretto alla pace e alla resa in tempi brevi. Mutatis mutandis sembra essere il modello che aveva in mente Putin qui per l'Ucraina. Faccio entrare dei carri armati, sparo un po' di colpi, ammazzo poca gente in fondo, perché nei primi giorni lo stesso governo ucraino, nei primi 4-5 giorni non andava oltre i 200 morti civili, quindi veramente un numero, mi perdonerete il cinismo, un numero modesto, e quelli si arrendono. Anzi, quelli si libereranno loro stessi di Zelensky perché, diciamo, sindrome di Stoccolma, daranno a lui la colpa del disastro. Ora, come mai i russi hanno così drammaticamente sbagliato la valutazione? Com'è che hanno considerato uguale la russofonia con i sentimenti filorussi? Cioè, parlo la lingua, quindi accetto la versione di Putin. Una delle risposte è quella tipica dei regimi totalitari, dove l'intelligence scrive quello che vuole il capo, anziché dare una valutazione onesta e dice: capo, si può fare, però guarda che c'è questo, c'è questo, c'è questo, secondo me le chance sono il 50%. Solo che, come abbiamo visto in quella riunione trasmessa in televisione, quando il capo dell'intelligence ha cercato di dire qualcosa a Putin, è stato preso a pesci in faccia. Quindi in questi sistemi c'è un incentivo, come dire, che non richiede neppure un ordine, è un'autocensura, è un autocondizionamento nell'andare incontro ai voleri reali o percepiti o presunti dell'unico centro di potere. Quindi sembra essere accaduto questo, cioè una sottostima dell'identità e della volontà ucraina. Quando Putin giorni fa ha detto l'Ucraina non esiste, l'Ucraina è un'invenzione dell'Unione Sovietica, l'Ucraina è Russia, in realtà i fatti l'hanno smentito. Esiste un'identità ucraina che prescinde dalla lingua. Quindi questo sarà sicuramente qualcosa che troveremo nei libri di storia. L'altro aspetto è quello che sicuramente l'Ucraina è un paese imperfetto, chiamarla democrazia ce ne vuole, sicuramente non è una democrazia nel nostro senso, diciamo, europeo, e neanche quello, diciamo, europeo orientale, no? Dove sappiamo che tra Polonia, Ungheria, eccetera, c'è una certa durezza, una certa ruvidità che a noi non appartiene. L'Ucraina sta messa peggio, sicuramente.
però di fronte all'oppressione brutale armata non hanno avuto dubbi, non hanno avuto dubbi. Quindi anche questo fa parte della valutazione errata. Su questa valutazione errata poggia l'altra cosa che diceva già Camporini, cioè un'operazione preparata male. Non serve avere accesso ai dati, ma la distanza tra il confine e Kiev è minima. Non è possibile che un'organizzazione ben pianificata, che fonda il suo successo sulla velocità, se Putin fosse arrivato a Kiev in 72 ore, nessuno in Occidente avrebbe avuto il tempo di organizzarsi, si sarebbe trovato di fronte al fatto compiuto e l'avremmo dovuto accettare. Invece abbiamo visto carri armati, blindati che finiscono il carburante e si fermano per strada. Non è pensabile su una distanza così breve. Quindi c'è abbastanza forte l'impressione di un'operazione mal pianificata, con certo alcune limitazioni. Penso che proprio in virtù di quella errata valutazione della psicologia ucraina, Putin non abbia voluto calcare la mano, cioè è difficile presentarsi come liberatore ammazzando tutti. Quindi è entrato morbido, diciamo, un'operazione, uno show di forza, ma senza volerla usare. E questo ha ulteriormente rallentato le operazioni, dando tempo agli ucraini di organizzare una resistenza contro i russi. A questo punto non se ne esce facilmente. Ormai, anche se Kiev dovesse cadere, il resto del paese si è organizzato. Non mi sembra improbabile uno scenario in cui si divida in due verticalmente est-ovest l'Ucraina, con le forze russe attestate lungo il Dnepr e il governo legittimo trasferito, diciamo, in esilio, tra virgolette, a Leopoli, al Lvov. Non mi sembra uno scenario improbabile, anche perché non mi pare che ci siano tentativi di attraversare il fiume. E vado ancora un altro passo e mi fermo. La domanda, abbiamo sentito tutti in questi giorni, della decisione europea senza precedenti di trasferire armi all'Ucraina, ma dove? Cioè a Kiev non gliele portano più, diciamoci la verità. Quello che sentiamo della difficoltà dei convogli umanitari di portare persone fuori da Kiev è speculare la difficoltà di portarci armi dentro. Quindi quegli armamenti, a mio avviso, andranno a costituire il modo di resistere nell'Ucraina occidentale, per evitare che i russi arrivino e conquistino l'intero paese. E a quel punto si dovrà iniziare a trattare. I russi tenteranno di puntare sullo status quo, come nella Seconda Guerra Mondiale, si divide la Germania sulla linea dove sono arrivati i carri armati e l'Occidente tenterà di dire no, dovete ristabilire, su quello andremo avanti 20 anni. Una piccola osservazione. È vero che quello è il difetto dell'intelligence delle autocrazie. Ce l'abbiamo anche noi, cioè anche da noi, anche in un paese come la Francia. Io parlai a suo tempo con il capo dell'intelligence francese, il quale era stato appena nominato, dice qui devo cambiare tutto, perché fino adesso il sistema diceva al presidente quello che il presidente voleva sentire. Quindi, certo, è vero, però diciamo che il sistema intelligence francese diceva al presidente quello che il presidente voleva sentire. Certo, se questo proprio per la Libia sicuramente ha giocato in quella direzione. Però di solito nei paesi occidentali ci sono i famosi checks and balances, ci sono altri poteri, eccetera, che non eliminano ma limitano il danno, no? Assolutamente sì. Nei sistemi meno democratici i compartimenti stagni e quant'altro fanno sì che diventi... che rischi di scappare di mano, di esagerare questo gioco. Bene, se qualcuno ha qualche curiosità, ben volentieri. Posso un attimo mettere il microfono? Innanzitutto grazie per la vostra partecipazione e cercate di comprendere che noi siamo tutti sgomenti, disorientati, allarmati per quanto sta succedendo e seguiamo attentamente questa situazione pazzesca che stai venuto a creare. Però mi permettano entrambi di dire che io non credo alla lucida follia di questi personaggi, non credo che Erdogan sia un folle, che lo era Gheddafi, che lo è Putin e che tanti altri. Io penso che quando si gestiscono 160-100 milioni di persone, comunque per quanto c'è il carisma
o la onnipotenza di questi personaggi è sempre un elettorato più o meno democratico e dei gangli vitali di queste società che comunque condividono, anche se i media in questo momento sono incredibilmente straordinari. Mi faccio alcune domande. Perché nell'epoca della cibernetica, dell'informatica, degli algoritmi, delle guerre non guerreggiate, sotterranee, dei condizionamenti elettorali che dicono la Russia ha fatto negli Stati Uniti e gli Stati Uniti in alcuni paesi europei, si è scelta questa via drammaticamente cruenta, cattiva da parte di questo signor Putin? Io avverto che lei ha detto precisamente, generale, e ha dato delle informazioni giuste sui trattati, e chi ha fatto storia dei trattati e politica internazionale capisce che sono importanti, ma capisce che molto spesso sono stata carta straccia. Quello che a me dispiace profondamente è che ora, dopo tanti morti, tante distruzioni in Ucraina, si è trovata una coscienza europea, cosa che non c'è stata per esempio per i fatti dell'ex Jugoslavia, dove la mobilitazione non c'è stata e soltanto un intellettuale ha gridato altamente quello che sta succedendo. E se quei giorni spingevamo sull'Adriatico le nostre belle canzoni sul litorale di Riccione, sentiamo le bombe e quello che è successo a Pristina, a Mostar, Vera, Vukova, dove eravamo un po' coinvolti anche su altre stragi, noi europei. Allora io mi domando, ora c'è l'Ucraina, che cosa accadrà dopo se non c'è una linea condotta da parte di parecchi stati, soprattutto occidentali, la culla della civiltà, se non dico la parola distensione, perché la distensione con la caduta dei muri purtroppo non c'è più. Si parlava di guerra fredda che evitava le guerre calde, no? Ma allora io dico, la diplomazia, un'Europa unita, si ritrova soltanto adesso quando ha avuto all'interno dei cavalli di Troia, di Orban e mi permetto di dire anche il grande Erdogan. C'è una coscienza europea unita che deve dipendere soltanto dalle armi della NATO, oppure evidentemente c'è una condivisione di un progetto europeo che mi sembra sia venuto meno. Noi siamo nati soltanto sul carbone e sull'acciaio e poi su quello che viene chiamato mercato comune europeo, ma sui valori fondanti mi sembra che questa Europa o va di... Putin ci ha ricompattato a tutti, signori. Ieri è successo che levato 13 folli, tutto l'Unione Europea ha votato a favore della Ucraina nell'Unione Europea. Allora dico, non è forse da rivedere un pochettino, oltre a parlare di eserciti comuni europei, rapporti di carattere finanziario ed economico internazionale? Perché oggi stiamo parlando dell'Ucraina, ma il convidato di pietra si chiama la Cina e noi non pensiamo che nelle prossime stagioni succederà qualcosa anche lì, o forse perché è troppo lontano non abbiamo l'interesse a parlarne? Generale, ma il fronte della Libia, chi l'ha causato? Non sono stati bombardamenti di altre nazioni europee lì che hanno manomesso il rapporto protagonista dell'Italia? Allora io dico, e sono allarmatissimo su questo, avverto che una politica europea, oltre, non dico militare, perché militare mi sembra che voi fate il vostro lavoro ben fatto, le date che ha detto, i rapporti, i trattati, mi sembra che ci siano tutti. Si dice è stato lui che non è stato corretto nel rapportarsi. Ma oltre all'aspetto militare, al confronto internazionale su questo, a me sembra che la classe dirigente che ci sta governando in questo momento in Europa è estremamente gracile. Non è pensabile di confrontarsi con un'organizzazione storica come quella russa, purtroppo, perché anche in passato ha fatto degli errori, con situazioni che ci vedono disuniti con delle figure a di poco barbine dell'andare uno per volta a confrontarsi con l'urso. Allora, dopo questo che accadrà, come per il Covid, dopo la prima tornata tutti a cantare sui balconi, dopo che si arriverà a una pace, finta pace, fra poco, come diceva il professore, di dividere una parte, di riprendere il ghello come agli Alpi, come a dividere, no, precisamente le linee geometriche delle nazioni. Che cosa avverrà? Io non vedo una capacità, se non di una situazione tampone adesso e magari di trovare il gas sull'Adriatico per andare all'1% di meno con la Russia. Io non vedo purtroppo
oltre che lo scontro che c'era ex ante, cioè il Occidente contro Oriente, una capacità reinterpretativa dei nuovi equilibri del mondo. E mi faccio una domanda. Se l'informatica può destabilizzare le votazioni di un popolo, che cosa potrebbe accadere se un altro strano leader va in Canada e diventa presidente? Ma gli Stati Uniti quanto ci mettono se questo presidente magari occhieggia con un'altra nazione a non invadere? Scusi se faccio quella che una volta era una mozione d'ordine. Ma io non ho capito, cioè tutta una serie di singole frasi le ho capite, però come dire, non riesco a trovare due punti e tracciare una linea retta. Se ci sta dicendo che il mondo è complicato, che è un gran casino, che c'è brutta gente e che i problemi sono difficili, sono d'accordo. Se mi dice se riusciamo a trovare la... Da voi, dato che siete studiosi... No, ma io vorrei una domanda concreta, sintetica. Noi stiamo tremando qui. Noi accusiamo quello che è successo. Allora, se posso dare una mia visione rispetto a quanto lei ha detto. Io purtroppo sono molto d'accordo con lei. Perché? Perché io sono un europeista convinto. E da europeista convinto credo che il futuro di questo continente, dei nostri paesi, possa essere luminoso soltanto se facciamo dei passi avanti concreti e sostanziosi verso quella ever closer union che è scritta nel trattato. Dico questo perché io faccio sempre il paragone fra l'Europa di oggi e l'Italia del 1848. L'Italia del 1848 era formata da un discreto numero di staterelli dove, secondo gli standard dell'epoca, perlomeno la classe dominante, viveva benissimo e non sentiva assolutamente l'esigenza di un'unità d'Italia. C'erano quattro studenti scalmanati che volevano procedere in quella direzione, c'era Mazzini, c'aveva questa idea fissa, ma perché dovremmo farlo? Ed è la sensazione che io trovo oggi in Europa. Perché, come allora, i destini di Modena non erano decisi a Modena, ma erano decisi a Vienna, erano decisi a Parigi. E lo stesso valeva per tutti gli altri staterelli della penisola. Così oggi questi staterelli, perché di staterelli si tratta, fosse anche la Grande Germania, devono accettare il fatto, se rimangono disuniti, che i loro destini vengano decisi a Mosca, a Washington e a Pechino. E quindi noi europei non siamo padroni del nostro destino. Dico questo perché, ripeto, da europeista convinto, io credo che il futuro sia necessariamente in quella direzione. È vero che oggi non ci sono dei leader adeguati. Abbiamo una Germania che sta cercando di capire di che razza di governo ha. Abbiamo Macron che sta combattendo per la rielezione. La nostra situazione politica interna, caliamo un velo pietoso. Meno male che c'è lo stellone che ci ha dato Draghi, che perlomeno in qualche modo riesce a barcamenarsi. Non esiste oggi un Adenauer, non esiste oggi un De Gasperi, non esiste oggi uno Schuman. Ci auguriamo tutti che nasca questo. Io mi sto impegnando politicamente, non tanto perché abbia delle ambizioni, perché alla mia età la mia ambizione è quella di dedicarmi alla famiglia, ma perché credo che se puntiamo in una certa direzione possiamo far emergere una nuova classe dirigente di gente che sia appassionata e capace. Ci vogliono tutte e due le cose, tutte e due. Che possa in qualche modo portarci verso un obiettivo futuro. La vicenda di questi giorni è una spinta formidabile. È chiaro che non possiamo aspettarci il colpo di bacchetta magica e domani abbiamo l'Unione Europea come unico Stato, però i passi avanti che sono stati fatti in questi giorni sono incredibili. Quello che è successo in Germania, Scholz ha rovesciato nell'arco di 24 ore 30 anni di Ostpolitik tedesca, diciamo, dimostrando di avere una visione che oggi è più integrabile con quella degli altri.
E questo è indispensabile, l'integrazione delle politiche. Se riusciamo a integrare una larga parte, non dico tutte, ma una larga parte degli obiettivi politici in politica internazionale di tre paesi, Francia, Germania e Italia. E non è impossibile, non è impossibile. Se riusciamo a fare questo passo avanti, a questo punto noi diventeremo quel nucleo grosso che è aperto anche agli altri. Se gli altri ci vogliono stare, perché no? Alle nostre regole però, che sono in primis, decide la maggioranza. Non è pensabile che una Slovenia possa mettere il veto a una decisione di tutti gli altri. Dico Slovenia, è un paese, per carità, si comporta benissimo, ma per dare l'idea che è un paese di 2 milioni di abitanti, nell'attuale quadro istituzionale dell'Unione, oggi è in grado di sabotare qualsiasi tentativo. Bisogna procedere in questa direzione. Ci sono stati fatti dei passi avanti, perché finalmente con i cugini francesi, con cui abbiamo litigato per decenni, forse abbiamo intravisto una visione convergente. Questo trattato del Quirinale, tra l'altro è un bel trattato, leggetelo perché è molto interessante, è molto pragmatico, cioè, dice le cose di principio, ma non si limita a quello, stabilisce dei meccanismi della vita quotidiana per riuscire a convergere. Abbiamo il trattato franco-tedesco, un trattato che adesso si chiama di Aquisgrana. Ci manca un trade union Italia-Germania, e a questo punto abbiamo posto le basi per gli sviluppi che io auspico e che lei auspica. Allora io darò una risposta meno tranciante prima. Sono d'accordo con il comandante che i tempi sono lunghi, però diciamo che tradizionalmente sono state le guerre gli acceleratori dei cambiamenti. Quindi evidentemente in questo caso il percepire che c'è una minaccia alle porte di casa ci ha svegliati, ecco, ha fatto mettere in secondo piano quelli che sono i balletti di politica interna, no? C'è uno dei punti, come dire, chiari, degli assiomi, delle relazioni internazionali, è che la politica estera è tutta politica interna, perché spesso i protagonisti pensano, tanto più un regime democratico, al consenso interno. Quindi la Germania fa, i politici tedeschi fanno quello che pensano che i cittadini tedeschi vogliono, quelli francesi idem, quelli italiani idem. Nei momenti di crisi i politici, quelli bravi, riescono a fare quello sprint che consente di guardare all'interesse generale di medio o lungo periodo anziché alla prossima elezione. Quindi questa, se questa crisi servisse ad acquisire consapevolezza del fatto che siamo tutti sulla stessa barca e che l'entità Europa, come diceva già Camporini, è superiore alla somma, alla mera somma dell'entità Italia più Francia più Germania, eccetera, da questa crisi potrebbe nascere una opportunità. Non è detto, perché purtroppo abbiamo la tendenza naturale a, come dire, limitare la lezione al momento di crisi. Quando le cose si normalizzano tendiamo tutti a dimenticarcela. Quindi servirà una tensione, un commitment, un impegno molto forte per tenere la prua su questa nuova direzione, che non è più quella, diciamo, anche un po' meschina dei conti in ordine per quanto essenziali, ma sull'interesse comune, perché è chiaro che non può esserci crescita, non può esserci stabilità economica quando vengono a mancare fondamentali come la prevedibilità degli eventi, che è una delle basi della stabilità economica, la certezza dei rifornimenti energetici e delle materie prime. Quindi se capiamo che più che lo zero virgola conta questo quadro di stabilità, può essere che l'ultima parte, perché poi qui il nostro ospite ha ricordato bene come tutto nasca dalla comunità dell'acciaio e del carbone, ma se noi guardiamo oltre, l'ultima porzione di costruzione europea che manca, l'ultimo trasferimento di sovranità è la difesa. È la difesa. Però la difesa comune significa degli interessi comuni, una politica comune, quindi è un grosso salto di fede. Io insegno storia degli Stati Uniti
e gli Stati Uniti hanno fatto fin dall'inizio quello. Lo Stato federale aveva come scopo i rapporti con l'esterno. All'interno rimanevano gli ordinamenti, chiamiamoli nazionali. Anche adesso i codici penali sono diversi nei singoli stati. L'Europa ha fatto il contrario, è andata uniformando una serie di procedure, come dire, tecnico-amministrative, eccetera, ma ha tenuto la politica estera saldamente nelle mani delle singole nazioni. Per cui, come diceva lei, abbiamo visto singoli capi di Stato andare a parlare singolarmente. Ecco, se questa crisi servisse ad acquisire definitivamente la necessità di parlare con una sola voce, e attenzione, a quel punto non si può parlare politicamente ma avere difese separate, perché ci dice Clausewitz che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, quindi deve esserci anche una difesa comune. Quindi politica estera comune vuol dire obiettivi, interessi comuni, vuol dire difesa comune, il che vuol dire anche, diciamola tutta, riorganizzare per esempio l'industria della difesa, quindi l'industria ad alta tecnologia in Europa. Sono partite enormi e c'è da sperare che la classe politica, che il gruppo dirigente dei vari paesi riesca a capirlo, riesca a capire questo interesse, perché la sfida è molto più grande che non quello che succede domani a Kiev. È veramente definire l'Europa, definire i singoli paesi, definire il futuro non nostro, non dei figli, ma dei nipoti. Se perdiamo questo treno, se ne riparla nel XXI secolo. Sì, salve, scusate, mi chiamo Piero Musilli, mi sono occupato, io all'università feci l'area, tutto lo studio sulla politica internazionale, perché scienze politiche ho l'indirizzo che all'epoca. E le volevo chiedere una cosa generale, anzi due brevissime considerazioni, sarò brevissimo, poi una domanda e poi un timore, che è quello poi della gente comune. Intanto sull'Ucraina mi è venuta in mente una cosa, l'università, che ironia della sorte, la Russia nasce a Kiev con Vladimiro I, che si chiama anche lui Vladimir. Questa è un po' l'ironia della sorte, noi ci troviamo dopo oltre 1000 anni. Ovviamente non si può poi strumentalizzare questo fatto per dire che la Russia nasce a Kiev con Vladimiro. E le volevo chiedere, e poi un'altra considerazione curiosa che io lessi alcuni anni fa, che addirittura la Russia chiese di entrare nella NATO, o forse fu la NATO che chiese alla Russia di entrare. Io me la ricordo che era scritta su diversi quotidiani questa cosa. Le volevo chiedere, la prima è una domanda con mio timore, perché quando ho sentito che la Cina subito ha frenato con le sanzioni contro la Russia, io ho pensato a Taiwan. Non vorrei che quando finisce questa guerra abbiamo due altri pericoli, che lei generale sa meglio di me ovviamente. Primo è Taiwan. Secondo, le centrali atomiche iraniane. E Israele forse è già pronto, già lo fece mi sembra nell'81 che andò lì. Questo è un timore, è una domanda e un timore. L'altra è molto semplice. Come lei sa, Hiroshima e Nagasaki parliamo di pochi chilotoni, tra 12 e 16 chilotoni, oggi parliamo di megatoni. Il pericolo comune, io ho genitori anziani, stamattina hanno detto, hanno il terrore della minaccia di Putin, la parola nucleare ha gettato un po', ha creato angoscia. Ecco, la domanda è, noi siamo certi, insomma, dobbiamo stare tranquilli per quanto concerne il nucleare? È la prima domanda. La seconda, Taiwan. La terza è, anzi pure questa è una domanda, se Zelensky qualcosa deve cedere per far sì che Putin accetti, salvando la faccia, come dire che anche l'Ucraina in queste negoziazioni di pace deve cedere qualche cosa. Perché se no falliscono anche oggi. Queste sono... Grazie. Molto rapidamente, non c'è mai stata un'offerta formale alla Russia, né una richiesta formale della Russia di far parte della NATO. Ci sono state tutta una serie di iniziative, a partire da quel punto, la pratica di mare, con la creazione del Consiglio NATO-Russia, con tutta una serie di attività tese ad integrare. C'era all'epoca il programma del Partnership for Peace, che è servito a molti paesi proprio per sviluppare le capacità e quelle istituzioni che hanno consentito di entrare nella NATO. Diciamo che nel 2002 nessuno si sarebbe sorpreso se non c'è stato, ripeto, nessun passo formale, ma tutta una serie di iniziative che
potevano condurre quasi naturalmente a un esito del genere. Per quanto concerne Taiwan, mettersi nella testa di Xi Jinping non è facile. I cinesi hanno una prospettiva temporale che va di vari decenni. Quando definiscono una politica non definiscono quello che faranno domani, definiscono quello che faranno fra 30 anni. Io ricordo un colloquio che ebbe in un think tank cinese, 2004, a Shanghai, in cui affrontammo tutti i problemi dello scibile umano, e gli chiesi, ma il problema di Taiwan, perché è un problema? Fra 30 anni Taiwan sarà integrato nel nostro sistema, ci arriverà naturalmente. Quindi il rischio c'è, ma i cinesi sono pazienti e aspetteranno che il frutto gli cada nelle mani da solo. Non è certamente nel loro interesse oggi scatenare una guerra che li metterebbe in conflitto con gli Stati Uniti, ma anche nei confronti di Taiwan troverebbero una resistenza fortissima. Quindi sarebbe una guerra molto costosa, quindi non credo che ci sia la volontà di fare questo. Zelensky deve cedere qualcosa. Beh, i negoziati si fanno per quello, i negoziati si fanno per trovare una soluzione che non accontenta nessuno e accontenta tutti. Quello che è singolare in questi colloqui è che in genere i colloqui si fanno quando le armi tacciono. E qui stiamo assistendo a un colloquio che è avvenuto e per poche ore credo che avvenga il seguito, in cui i cannoni stanno ancora tuonando, praticamente è come se uno si mettesse a discutere con qualcuno e lui e questo mi punta la pistola alla tempia. Questo è abbastanza singolare e ci dice che la strada da fare per arrivare a un... E che può servire anche a stemperare le cose, a rendere più ragionevole Putin, a trovare il modo di fargli salvare la faccia, perché questo è fondamentale, salvando per quanto possibile i principi. Allora, io vi dico quella che è la mia idea personale, ovviamente vale quanto il 2DP che abbisco da denari. Il riconoscimento internazionale della sovranità russa sulla Crimea potrebbe essere un token che potrebbe salvare tutto. Rimane il problema delle due regioni separatiste, ma qui se si dovesse rimettere mano agli accordi di Minsk del novembre 2014, si potrebbe trovare quella via di mezzo con le autonomie che anche a noi è stata applicata con l'Alto Adige. Le forme sono completamente diverse. Quindi diciamo che qualche soluzione politica la si può inventare. Adesso non se ne può parlare, perché dire accettiamo la sovranità russa sulla Crimea è bestemmia. Sul pericolo nucleare, vedete, il pericolo nucleare, l'arma nucleare esiste per non essere usata, perché è semplicemente uno spauracchio che si deve mettere sul tavolo quando serve, è quello che sta facendo adesso. Quando si parla abbiamo incrementato il livello di prontezza, attenzione, mettiamo le cose in prospettiva. Durante la guerra fredda, parliamo degli americani, non parliamo di noi, così non scopriamo altarini. Io ero pilota ricognitore sull'F-104 durante la guerra fredda, e io avevo una missione che dovevo compiere in 15 minuti. Io ero pronto in 15. Quindi questa è la prontezza. Gli americani avevano lo Strategic Air Command con centinaia, più di 1000 credo, tra B-47, B-52 e macchine del genere. Un terzo di questi aeroplani era costantemente in volo, H24, 7 giorni alla settimana. Voi immaginate, su 900 aeroplani, 300 aeroplani sono per aria. Ciascuno di questi aeroplani ha dalle 5 alle 10 bombe atomiche, ciascuna con il suo obiettivo,
e aspettano soltanto l'ordine per partire dall'orbita dove si trovano e andare verso l'obiettivo. Quella era la prontezza nucleare durante la Guerra Fredda. Per cui quello che sta avvenendo adesso è un uso politico dell'arma nucleare, ma oddio, la certezza in questo mondo non c'è mai per nulla. Però posso aggiungere un commento. Io ho visto nella invocazione o evocazione, perché poi non l'ha detto così esplicitamente Putin, l'ha lasciato intendere, diciamo, un segno di debolezza, cioè la necessità di ricordare lo status di potenza atomica della Russia in un momento in cui lo sforzo convenzionale della Russia sul terreno non stava mica andando tanto bene. Quindi io ho immaginato anche che stesse un po' rincuorando il suo pubblico interno, dicendo: guardate che qualsiasi cosa accade rimaniamo una superpotenza atomica. Perché, come diceva già Camporini, in realtà l'uso dell'arma atomica è una strada senza ritorno, anche per Putin. È vero che la dottrina sovietica ha sempre immaginato che le armi tattiche si potessero usare sul campo di battaglia senza un'escalation, senza il passaggio automatico alla guerra nucleare generalizzata. Noi sappiamo che i piani della guerra fredda, della quale, come ci ricordava già Camporini, è stato, come dire, un soldato. Io ero un ragazzino che era protetto dal soldato, ma insomma sappiamo oggi che il patto di Varsavia prevedeva di arrivare in tempi molto brevi alla Manica, quindi una grande cavalcata attraverso l'Europa, aprendosi la strada con armi tattiche, proprio scommettendo sul fatto che l'Occidente, cioè gli Stati Uniti, non avrebbero voluto scatenare la fine del mondo. Gli Stati Uniti, dal canto loro, hanno sempre reso chiarissimo che l'uso anche di un ordigno tattico avrebbe avrebbe legittimato la risposta con qualsiasi tipo di ordigno nucleare. Quindi hanno sempre detto ai russi o sovietici, che dir si voglia, usatene uno e poi dopo non si sa cosa succede. Quindi da un lato io vedo che un Putin, che è molto erede dei concetti sovietici, abbia ricordato la possibilità di usare l'arma tattica perché è nei loro codici culturali, ma che come dire, in realtà non ci sia questa certezza che la possa usare, perché sa perfettamente che gli americani risponderebbero. Quindi alla fine è una minaccia, secondo me, volta semplicemente a rinforzare il pubblico interno, a dire: guarda che rimaniamo una grande potenza, anche se questi quattro fetenti, questi quattro pidocchiosi ucraini ci fanno sudare un po' di più arrivare a Kiev, senza una vera intenzione di usarla, perché sa perfettamente quali sono le regole del gioco, che non gli conviene. Dove la può tirare? Non la può tirare in Ucraina. Se la vuole tenere, non gli conviene contaminarla, perché poi la deve gestire. Qualsiasi paese attorno è un paese NATO, quindi si tratta di un attacco nucleare alla NATO, a meno che non la tiri in quei quattro paesi neutrali, la tira sulla Svizzera, la tira sulla Finlandia, peggio ancora, l'aggressione di neutrali a sangue freddo. Non si capisce bene, se andiamo a vedere al di là dell'effetto psicologico che fa, onestamente non mi sembra una strada, un'opzione concreta, un'opzione realistica. Poi, naturalmente, io sono convinto di quello che dico, come tutti noi sbaglio le previsioni in continuazione, però spero questa di azzeccarla, perché l'idea di dover gestire, diciamo, fallout, funghi e quant'altro, ne faccio anche a meno. Due domande, una di tipo tecnico e una di tipo politico. Si parla questi giorni degli aiuti militari che l'Italia vorrà dare all'altro potere, se si sa qualche cosa o se si può ipotizzare che tipo di aiuto militare e anche come può arrivare questo? Si parlava prima del fatto che può arrivare soltanto in una parte dell'Ucraina e non tutta, ma per esempio gli aerei potrebbero essere abbattuti mentre entrano in territorio ucraino, quindi questo aspetto. E invece l'altra, nei giorni immediatamente precedenti la crisi, Zelensky, forse, ho pensato io, avrebbe potuto dire, visto che l'escalation, avrebbe potuto dire: cedo alla violenza, non entro nella NATO, e forse questo avrebbe potuto evitare la crisi. Perché non l'ha fatto? Quali sono le ragioni per cui invece
ha preferito mantenere una linea intransigente che poi è stata la causa della guerra, cioè è stata la causa della pressione, però diciamo ha dato l'isca. Le intenzioni di Zelensky ovviamente non le so, io so soltanto che Scholz è andato a Mosca e ha detto non è pensabile che l'Ucraina entri nella NATO, glielo ha detto. Quindi Putin ha scatenato questo caos avendo avuto già delle assicurazioni. Certo, non sono assicurazioni formali, nessuno l'ha messo per iscritto, nessuno ci ha messo la firma, ma visto quello che vi ho detto, veramente facciamo un quesito per un problema di firma dal momento che tu stesso le firme non le rispetti. Quindi io ti dico politicamente non c'è, tutti quanti gli ha detto non è in agenda, dal punto di vista del principio è chiaro, non puoi chiedere non succederà mai, perché il principio è se loro lo desiderano potranno chiedere di entrare, ma al momento non se ne parla proprio, per cui è un'ipotesi assurda. Ciò non è bastato a fermarlo, eh? Quindi da questo punto di vista, per quanto concerne la questione degli aiuti militari, il Parlamento ha votato il decreto che è stato proposto, si parla di sistemi anticarro, di sistemi di armamento leggero, diciamo, sì, nulla di pesante, tutti i mezzi che sicuramente favorirebbero in modo sostanziale la resistenza del popolo ucraino nei confronti di un eventuale occupante, e renderebbero l'occupazione dell'Ucraina qualcosa di terribilmente costoso in mezzi e uomini all'occupante, ed è simile a quello che hanno fatto altri paesi. Decisioni che sono state prese sia all'interno dei paesi della NATO sia anche all'esterno. La Svezia ha deciso di fornire degli armamenti, la Finlandia ha deciso di fornire degli armamenti. Parliamo di armi da guerriglia. Prevalentemente anticarro, cose del genere. Ora, i carri armati sono poderosi, ma sono anche molto vulnerabili. E una squadra bene addestrata ed equipaggiata con missili tipo Spike o tipo Javelin, se fossi un carrista lo eviterei. Quindi sono sistemi che, come possono essere consegnati, oggettivamente non lo so, si tratta di un problema logistico-politico, ma farli arrivare alla frontiera ucraina con la Polonia non credo che sia un'impresa impossibile. Dopodiché la distribuzione interna ci devono pensare loro. Potremmo anche citare, visto che penso tutti quanti, purtroppo sono remoto, non vedo il pubblico, ma insomma immagino che tutto il nostro pubblico conosca bene gli F-35. C'è già una forma poco pubblicizzata, e mi stupisce che la nostra stampa, che è sempre attenta a parlarne male, non come dire colga invece quello che stanno facendo. Gli Stati Uniti hanno rischierato 2 F-35 in Romania e 6, 3 in ciascuno dei due paesi baltici. Questi aeroplani hanno una dotazione, diciamo, sensoristica strepitosa, possono vedere e entro una certa misura agire senza, diciamo, rimanendo all'interno dei confini NATO. Quindi quella è un'altra forma di aiuto, vedere, diciamo, acquisire informazioni e passarle. Le informazioni sono immateriali e quindi trasferirle sul terreno alle autorità ucraine e permettergli di agire in base a quelle informazioni, di cogliere qualsiasi movimento, cioè, non è un aiuto da poco. Potrebbero per esempio proteggere l'eventuale convoglio che raccogliesse questi aiuti militari al confine polacco, come diceva generale Camporini, e tra virgolette scortarlo senza uscire dai nostri confini NATO, dicendogli chi si sta avvicinando e quant'altro. Credo che sarebbe una manovra che finirebbe nei libri di storia, una cosa epica, no? Quasi da film western, con la diligenza che deve attraversare il territorio indiano per arrivare al forte senza perdere gli uomini. Perché oggettivamente al momento il territorio occidentale dell'Ucraina non è oggetto di operazioni militari, però è altrettanto chiaro che se si muovesse un convoglio pieno di armamenti che arrivano al fronte, questo cambierebbe velocemente. Ecco, macchine come l'F-35 darebbero un contributo anche rimanendo all'interno dei confini NATO.
possono fare delle operazioni elettroniche molto interessanti, anche attive, diciamo, contro i sensori avversari, diciamo, bruciarli, tra virgolette, senza azione cinetica, per esempio. Quindi ci sono delle cose che si potrebbero fare senza necessariamente andare in operazioni militari, come dire, convenzionali, cinetiche, senza tirare le bombe. Certo, ognuno di questi passi è uno step in più verso quello che temiamo, cioè lo scontro diretto, quello che non vuole nessuno. Passare le informazioni probabilmente è ancora abbastanza moderato e sta sicuramente già avvenendo. Informazioni acquisite con qualsiasi piattaforma, però questa resistenza ucraina così brillante credo sia alimentata anche da un flusso informativo di chi ha interesse comprensibile e giustificato a che questa resistenza prosegua il più lungo possibile. Non è solo Zelensky che è bravo, ecco. Io chiedo scusa, ma io... Solo una domanda e poi chiudiamo. Volevo solamente dire che stiamo dicendo tutto come di qualcuno che sta al di là, no? Noi aiutiamo loro. Intanto in questo momento, mentre noi stiamo parlando, c'è gente che sta morendo, ci sono bombardamenti, c'è dolore, sangue. E io non ce la faccio ad ascoltare continuamente a parlare di qualcosa che è al di là, perché al di là che sia Ucraina, Romania o Italia è gente che sta morendo, e io credo che noi abbiamo il dovere di intervenire subito e rimanere continuamente in esterno. Cioè noi siamo in mano di un assassino che in questo momento sta gestendo tutti noi, perché abbiamo tutti paura di andare. È inutile che diciamo aiutiamo e mandiamo gli aerei, insomma, mentre noi chiacchieriamo e continuamente c'è l'Europa che parla, c'è il mondo che parla, c'è gente che sta morendo. È inaccettabile questo perdita di tempo, perché ogni giorno, ogni ora sono vite che se ne vanno. Lei fa un discorso etico che è assolutamente condivisibile, però uno deve calare l'etica nella pratica, e oggi come oggi pensare di intervenire direttamente in Ucraina veramente scatenerebbe la terza guerra mondiale. Non è, io dico che risponde anche a un'etica superiore. È chiaro che qualcuno, molti stanno soffrendo, ma per intervenire, come dice lei, molti di più soffrirebbero.